in my tumbler. Hey, 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 hey. Ciao ragazzi del Svidigam, oggi un video tra virgolette più serio. Oggi pioveva, ero lì tra me e me e mi sono detto: ma chi ha inventato l'ombrello? In realtà non si conosce con precisione né il periodo né il luogo in cui l'ombrello fu inventato. Si pensa derivi dall'Oriente, come Cina, India o Giappone, e alcuni ritengono che fosse presente anche nell'antico Egitto. In Cina era associato al culto dell'imperatore come oggetto sacro. Nell'Egitto dei faraoni era consentito usarlo solo ai nobili. In Giappone proteggeva i samurai ed ora è un vero e proprio simbolo nazionale. Nella Grecia classica era utilizzato prevalentemente dalle donne nell'ambito del culto di Dionisio, mentre durante l'impero romano era usato come accessorio di abbigliamento vezzoso e seducente dalle donne più ricche. E forse anche pignocche, aggiungo io. Infine, entrò anche nell'iconografia pontificia come oggetto di pertinenza del Papa. L'ombrello è comunque un oggetto antichissimo che ha avuto durante i secoli varie funzioni, ma non quella per cui è utilizzato oggi, che è di riparare dalla pioggia. Fino al 700, infatti, l'ombrello, che era costruito in pelle o successivamente in tela cerata, è rimasto un oggetto in uso solo fra i nobili e le classi abbienti ed era portato da un servo come distintivo onorifico. Per ripararsi dalla pioggia si usavano mantelli e cappucci. Solo nell'Ottocento si è iniziato a diffondere l'uso dell'ombrello come parapioggia. Occorre dire che anche oggi, in molti paesi del Nord Europa, l'ombrello viene considerato come un accessorio un po' stravagante e molte persone preferiscono bagnarsi piuttosto che portarne uno. E ora altre curiosità sull'ombrello. Per esempio, le cerimonie. Gli ombrelli sono stati usati nell'Est e Sud Europa sia nelle cerimonie laiche che in quelle della Chiesa. Sono stati usati nelle cerimonie della Chiesa bizantina, in cui l'ombrello veniva posto sopra l'ostia. Non so perché l'ho letto così, vabbè, sopra l'ostia. Ok. Anzi, lo so perché l'ho letto così, però fa lo stesso, ok. Allora, l'ombrello faceva anche parte delle regalie pontificie. Allora, fotografia, l'ombrello viene usato anche dai fotografi, vabbè, l'ho messo anche all'inizio del video, il mio ombrello fotografico, vabbè. Arma di difesa. Nel gennaio del 1902, in un articolo del Daily Mirror, veniva illustrato alle donne come difendersi dai malintenzionati usando un ombrello oppure un parasole. Nel marzo del 2011, il presidente della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy, ha rivelato di aver cominciato ad usare un ombrello rinforzato in Kevlar per proteggersi dagli attacchi. Questo ombrello, dal nome Allora, è costato 10.000 sterline, però... ed è stato fatto da The Real Cherbourg ed è stato portato dalla scorta di Sarkozy. Arma di offesa. Nel 1903... ma ragazzi, non so parlare oggi. Nel 1978 lo scrittore dissidente bulgaro Gheorghi Markov è stato ucciso tramite una dose di ricina. La ricina, dai, quella che usano sempre in Breaking Bad, mitica. Allora, ha una dose di ricina iniettata tramite un ombrello modificato. Si ritiene che il KGB abbia sviluppato un ombrello così modificato per iniettare sostanze letali. E ragazzi, mi sembra di essere a mistero. Allora, altra curiosità. A Gignese, vicino a Verbania, il Museo dell'Ombrello e del Parasole, unico al mondo, racconta non solo la storia dell'oggetto, ma anche quella degli ombrellai, del Vergante e del Mottarone. Nell'Ottocento questi erano diventati una forte corporazione di artigiani itineranti, dotata persino di un gergo segreto per trasmettere i segreti del mestiere senza essere compresi dai non iniziati. Uè, sta facendo un ombrello! Ecco, per esempio, questo qua era un esempio delle cose che... Aiuto, come sono scemo. Vabbè,
Allora, una canzone della cantante barbadiana Rihanna, non sapevo che fosse barbadiana, che vuol dire che c'ha la barba? Ah, la barba da Barbados? Ok, c'ha la barba. Rihanna ha come titolo Umbrella. Ma va, questo lo so che c'è, è Umbrella, cioè, ci avevo fatto pure il video. Allora, poi altre cose interessanti? No, vabbè, io volevo sapere chi l'ha inventato, ma alla fine, ragazzi, di preciso, non si sa chi l'ha inventato, quindi rimarrò con questa, però ne so qualcosa di più di prima. Ragazzi, se volete sapere una cosa che è stata inventata, da chi è stata inventata, cos'è, fatemi sapere, mandate sotto un commento qua sotto e io vi spiegherò ogni cosa, anzi, ve l'andrò a leggere perché di mio... le mie nozioni sono limitate, quindi le andrò a cercare e poi quelle che cerco magari sono anche sbagliate. Spero che quello che leggo sia più o meno riconducibile a verità, o almeno in parte che lo sia. Ciao 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 da Svidogame.